No, sono soltanto emozionato perché ritrovo un grande giornalista e un amico che non vedevo da 20 anni. Insieme abbiamo fatto un programma di moda che ha fatto epoca, che si chiamava Fashion. Annibale Discepolo del Mattino. Come stai innanzitutto, Beh, Annibale? innanzitutto sto benissimo, mi fa estremamente piacere rincontrarti, anche se in una situazione che in nome di quella che dovrebbe essere l'etica, come dire, la filosofia dello sport, oggi non ha celebrato una giornata, diciamo, di quelle che meritano, che merita questa materia, chiamiamola così, anche se si gioca con i piedi, ma secondo me si dovrebbe giocare anche col cuore, con la ragione, col cervello. Detto questo, parliamo della partita, parliamo di Foggia, parliamo di Zeman, parliamo di Nocerina. Francamente preferirei parlare più di Zeman, non per un fatto, come dire, di innamoramento calcistico, di credo calcistico e quant'altro, perché sai benissimo che avendo avuto la possibilità e direi anche la fortuna di seguire Zeman, e che per la verità rammento aver addirittura inseguito quando venne ad allenare l'Avellino, sempre nell'era di Pasquale Casillo, addirittura in Alto Adige, a Brunico. Ricordo delle giornate afosissime, ma ricordo soprattutto qualcuno che insieme a me rimaneva incantato un po' per il personaggio, un po' per quello che riusciva a trasmettere ai calciatori, ma non solo, anche a chi c'era intorno e direi anche addetti ai lavori che venivano lì col taccuino a spiare, a copiare, a trascrivere quello che Zeman faceva con i suoi calciatori, all'epoca bianco-verdi. Oggi è a Foggia, dal lupo è passato al diavolo dopo tante vicissitudini. E devo dire la verità che al di là di quello che oggi è successo e che secondo me sarebbe bene cancellare, perché è una brutta pagina dello sport, non voglio sapere, non voglio esprimermi chi ha ragione, chi ha torto, è una cosa da annullare, da cancellare, però coglierei e capitalizzerei. Ricordandolo a me, ricordandolo a te, ma soprattutto trasferendolo a chi ci sta ascoltando, a chi ci sta guardando, un passaggio che secondo me è stato fondamentale, che tu poc'anzi ad un altro collega stigmatizzavi, sottolineavi, cioè quello che ha detto Zeman: sono venuto qui perché non volevo che il calcio finisse. Secondo me è un messaggio di una, come dire, di una profondità, di un'apertura. Di un futuro e di un futurismo estremamente importante e che dà estremamente speranza a chi crede in questo sport che non dovrà mai finire, ma soprattutto che dovrà avere dei sani principi morali, di etica sportiva e quant'altro. Quindi ben venga questo ritorno del boemo, ben continui negli anni a venire, perché sicuramente lui rimarrà qui al fianco di Casillo con Peppino Pavone, con l'altro ottimo amico Franco Altamura, e credo, sono convinto, per scrivere sicuramente una pagina di calcio importante per questa città, ma che farà parte anche del libro del calcio nazionale. E poi ovviamente colgo l'occasione per invitarti, visto che tu sei ormai uno zuzzerellone, ami bighellonare come sempre e ne ho avuto la riprova oggi, di venire con Zeman quando la prossima volta farà un salto in Irpinia al resort Mora Bianca di Mastro Berardino a Mirabella Eclano, dove c'è un magnifico campo Golf. di golf di 9 buche, fra poco diventerà 18, e dove praticamente si può trascorrere una giornata bella, simpatica, all'aria aperta, parlando di calcio, di sport e di quant'altro, e anche di vino, insomma, e a questo punto dire un po' di, come ci vuole, di acqua al mio mulino, nella fattispecie di Taurasia al mio mulino, essendo l'Irpinia l'unica regione del sud con tre DOCG, Taurasi, Piano di Avellino Piano di Avellino e Greco di Tufo. Sarà l'occasione per brindare alla natura ed anche allo sport per chi verrà in Irpinia. Annibale, grazie, io già sono lì.
ti abbraccio forte e grazie. Buona Pasqua anche a te. A te e a tutti i tuoi teleradioascoltatori.